La normativa è approvata, è immediatamente eseguibile, quindi tutti coloro che vogliono recuperare vecchi fabbricati agricoli possono presentare la concessione edilizia agli uffici tecnici del Comune, l'ufficio urbanistica di Sant'Angelo dell'Isola e eh, diciamo una quarantina di fabbricati, quelli di maggior valore sono conservativo, totale, così come più o meno erano già, senza eh, modifiche Tutte le altre possono avere dei miglioramenti e quindi recuperare 150 abitazioni considerando che ci sono delle agevolazioni dello Stato per noi ci sembra abbastanza importante. Le agevolazioni sono per il contenimento energetico, per eh, diciamo, la normativa sismica, per renderle eh, diciamo, con l'aria che tira, con i terremoti. Eh, diciamo più robuste dal punto di vista sismico e quindi abbiamo buone ragioni per pensare che probabilmente presenteranno dei progetti di recupero piuttosto che costruire il nuovo, recuperiamo gran parte della storia, della cultura, delle tradizioni, delle nostre campagne, dei fabbricati rurali e quindi questo è il senso di questo provvedimento che noi riteniamo molto importante. C'era una legge, una legge degli anni 90 che prevedeva che ogni comune doveva fare il censimento di tutte le case rurali e di queste scegliere quelle che avevano delle qualità da un punto di vista della tipologia tipica della casa rurale marchigiana da un punto di vista storico architettonico e queste salvaguardarle noi avevamo un elenco molto numeroso no? che prevedeva anche tutta una serie di edifici che forse questi grandissimi valori da un punto di vista tipologico architettonico eh, non avevano e nel tempo una parte di questo patrimonio non recuperato anche per le difficoltà operative e tecniche che c'erano magari per fare il restauro conservativo sono eh, sono diventati dei ruderi o sono state abbandonate. Questa normativa cerca di intervenire con la ristrutturazione, anche se non è previsto lo spostamento, lo scivolamento della casa e la sua demolizione, cercano in questo modo di agevolare l'intervento che il privato potrebbe fare.